Grazie a tutti, al pubblico presente, professor Azzoni che diciamo ha introdotto questa giornata e ha introdotto me. Beh, innanzitutto una breve presentazione sul fatto che io mi occupo di colloqui con i ragazzi sia in entrata che durante il percorso universitario, quindi fungo anche un po' di sede dove lo sfogo per quanto riguarda le aspettative in università e anche per quanto riguarda tutto il loro percorso universitario. Ovviamente il centro orientamento e soprattutto il servizio di counseling e colloqui, diciamo che è un po' una sede primaria che caldeggia anche questo punto di incontro. Basandoci sui dati di Alma Laurea, vediamo che i nostri pentiti, o meglio gli ragazzi che entrano in università con delle aspettative sempre o spesso disattese, sono il 18% più o meno nel primo anno per quanto riguarda coloro che o si ritirano dal percorso o cambiano percorso, saliamo a un 27-30% entro il terzo anno. Il perché, condividendolo con i ragazzi, è sempre diciamo da leggere in doppia veste, nel senso che lo studente si iscrive per lo più all'università quasi in assenza di alternativa. Non essendoci lavoro, essendoci crisi familiare, il negarsi la possibilità di intraprendere un percorso universitario, i ragazzi non lo fanno, cioè ci provano però senza spesso dietro un piano strategico di crescita, di identità professionale e personale che poi supporti tutte quelle che sono le difficoltà che in università si incontrano. Certo, c'è l'altra parte di studenti, i bravi, i cosiddetti eccellenti, quelli che entrano senza nemmeno bisogno di supporto, che invece in università riescono a cogliere tutto quello che viene offerto. Perché è vero che c'è crisi, è vero che ci sono risorse che mancano, è vero che spesso non c'è il supporto da coloro che dovrebbero spingere, che dovrebbero tirar fuori la creatività che gli studenti portano. Però ci sono dei ragazzi che nonostante questo riescono ad andare avanti. Questo cosa ci porta a dire? Facendo un bilancio un po' di quelli che sono le menti che entrano nuove o quelli che si reintroducono in università, abbiamo un po' l'università dell'utilità e quella dell'utopia. Cioè l'università dell'utilità di coloro che si vogliono concedere un riscatto personale, familiare, professionale, coloro che vedono proprio in una maturazione dentro un contesto d'ateneo, con tutti i propri servizi e collegato naturalmente alla società, vedono proprio un riscatto a quelli che sono una ricerca, a un approfondire i propri valori per vederli quasi realizzati nella realtà. Si accompagnano all'università dell'utopia, dove questi valori spesso non sono riconosciuti in università e dove spesso non trovano spazio. Ecco perché i giovani spesso devono fare anche dei percorsi paralleli, investire sui propri valori, però quasi scendendo a compromesso su quello che è permesso loro. Io credo che l'università, per la mia esperienza, non essendo io pavese, non essendo diciamo di questo ateneo e nemmeno di questa città e società, perché vengo anche da un profilo culturale un po' differente, credo che in Università di Pavia ci siano i siti dove poter far fiorire anche coloro che hanno questo dubbio e nel loro piano di professionale trovino delle difficoltà. Vero che le difficoltà sono tante, vero che la comunità universitaria nonostante tutto sta reggendo il colpo e sta cercando di proprio stringersi quasi verso i ragazzi, dando loro sempre più opportunità e non togliendogliele. Certo è vero che ai ragazzi non bisogna dire fai quello che ti piace, bisogna fare un punto su anche un esame di realtà, perché i nostri ragazzi, nonostante quello che piace a loro sia quello che devono fare, devono anche trovare il modo di farselo riconoscere a prescindere. È anche vero che non si può dire loro scendi subito a compromesso e fai un qualcosa che la società condivide, che io sono disposto a supportarti a prescindere da quello che vuoi. Questa è la cosa che i nostri giovani patiscono di più, questo non riconoscersi, non sentirsi ascoltati. Quando vengono a fare un progetto formativo personale, anche all'interno dei nostri colloqui, all'interno dei nostri servizi, a colloquio col docente spesso, questo bisogna capirlo, bisogna capire che la cultura è un qualcosa che spesso non si insegna ma che deve essere cercata. In Italia facciamo spesso dei bravissimi scienziati, dei bravissimi medici, prepariamo tantissime buone menti, ma che devono essere pronte anche ad accogliere le nuove sfide, non dobbiamo fare uno standard di studente. Io credo e mi auguro che l'università si continui così, si continui anche ad essere qui come oggi, un po' a credere in quello che facciamo, si continui anche ad accettare le sfide che anche i giovani portano. Con questo auguro a tutti una buona giornata e ai nostri studenti, quelli che non mi hanno sentito, mi sentiranno, che incontrerò, di veramente crederci come un po' ci abbiamo creduto noi. Ciao a tutti. Grazie a voi.
dalla possibilità di partecipare a questo Speaker Corner. Quando ho visto la mail sulla newsletter ho pensato, perché non portare l'esperienza di un giovane dottorando appena entrato nel mondo della ricerca scientifica, e facendo questo mi sono venute alla memoria due cose. Prima di tutto un articolo che avevo letto un paio di anni fa, nel 2013, su Die Zeit, e poi mi è venuta in mente subito la frase che Bertolt Brecht fa dire a Galileo nella sua opera Vita di Galileo: felice il paese che non ha bisogno di eroi. E perciò ho deciso di intitolare il mio intervento Felice il paese che non ha bisogno di eroi e la nostra ricerca. Dunque, Galileo appunto pronuncia questa frase appena ha abiurato le sue tesi di fronte all'Inquisizione per paura delle ripercussioni che poteva avere la sua nuova teoria e di fronte appunto al potere della Chiesa e dell'Inquisizione. In questo modo lui abiura le sue tesi, però riesce a condurre lo stesso la sua ricerca in modo nascosto, approfittando della libertà che gli viene concessa in esilio. Lui dice: felice il paese che non ha bisogno di eroi, perché per portare avanti la ricerca non bisognerebbe essere degli eroi, ma semplicemente degli scienziati che vogliono continuare a poter mettere in pratica le loro capacità e sperimentare le loro idee senza avere grosse difficoltà. E queste parole mi hanno portato alla memoria questo articolo appunto che vi citavo dello Zeit, in cui un professore di Groningen in Olanda, dove appunto lui è un italiano, il professor De Persis, dove descrive i suoi colleghi italiani come degli eroi. Dice, cito testualmente, rinunciano alle ferie per anni, svolgono il lavoro di ufficio senza segretarie, di notte lavorano ai progetti europei e nel fine settimana scrivono le pubblicazioni scientifiche, e quindi per questo li chiama eroi. E grazie a questo loro piccolo eroismo il sistema dell'università non crolla. Quindi io volevo portare all'interno di queste due grandi affermazioni la mia piccola esperienza personale di studente appena entrato nell'università, ed è vero, io ho incontrato professori che si spendono moltissimo per questo e sono la vera forza dell'università di Pavia in questo caso. Dall'altro lato mi sono accorto per esperienza personale che effettivamente l'università non ha più all'esterno quell'autorevolezza di cui si è sempre fatta garante. Quindi parallelamente a quello che dice la professoressa Miglio alla fine di questo articolo che dicevo, si augurava che nella nostra università italiana e anche nel nostro Stato ci fosse quasi un nuovo vento primaverile che portasse novità e appunto desse nuova freschezza al sistema universitario, ma a tutta la società italiana. E volevo fare tesoro di queste parole insieme anche ricollegandole alle parole che il nostro rettore ha usato sabato 5 marzo scorso, quando l'astronauta Samantha Cristoforetti è stata qua da noi all'Università di Pavia. Lei ha potuto vedere le stelle molto da vicino, e quindi ci auguriamo che la nostra università riesca a superare questo momento di difficoltà e le nubi, la coltre di nubi che un po' ci affanna, e come anche Galileo riuscire veramente a vedere le stelle e superare questo momento di difficoltà. Vi ringrazio tutti quanti per l'attenzione e vi auguro una buona primavera per l'università. Grazie, buongiorno a tutti. Il mio intervento vorrebbe mettere in evidenza un po' quelli che sono gli aspetti che riguardano sia la didattica che la ricerca dell'università. Allora, inizio riportando alcuni dati che più o meno, almeno chi è all'interno dell'università dovrebbe conoscere, però magari all'esterno non sono così noti, dati che risalgono a qualche anno fa, per cui probabilmente la situazione attuale è anche peggiore rispetto
a quella di qualche anno fa. Ad esempio, siamo agli ultimissimi posti per quanto riguarda la spesa pubblica per l'istruzione universitaria, cioè la percentuale di PIL. Sembra che peggio di noi ci sia soltanto la Bulgaria. Se consideriamo la percentuale di laureati tra i 25 e i 34 anni, questi sono dati del 2010, siamo 34esimi su 37 considerando i paesi OCSE. Un mito da sfatare è che le tasse universitarie in Italia siano basse, in realtà siamo terzi dopo in Europa, dopo la Gran Bretagna e dopo l'Olanda, per cui tutti gli altri paesi hanno delle tasse più basse delle nostre. C'è chi ha fatto un paragone con le università americane e chiaramente il paragone è impietoso, nel senso che l'università di Harvard riceve per le spese correnti il 40% dell'intero fondo università che è fornito dal governo italiano per tutte le università italiane, cioè per 20.000 studenti in pratica c'è quasi la metà di ciò che in Italia viene dato per tutte le università. Un collega del mio dipartimento, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Informazione, il professor De Nicolao, ha calcolato che se l'Università di Pavia ricevesse gli stessi fondi che riceve l'Università di Oxford, Pavia sarebbe migliore in termini di produzione scientifica. Anche in termini di numero di università, un altro mito da sfatare è che in Italia ce ne siano troppe, siamo al settimo posto dopo Stati Uniti, Francia, Germania, Olanda, Gran Bretagna e Spagna. Troppi docenti, adesso non voglio dilungarmi troppo perché sono cose che più o meno, almeno chi lavora in università conosce, però per mettere in evidenza questi aspetti, il rapporto docenti-studenti su 25 nazioni solo 4 stanno peggio di noi, l'Indonesia, la Repubblica Ceca, la Slovenia e il Belgio. Ovviamente i continui tagli ai fondi di ricerca, pensiamo ai progetti PRIN che sono stati tagliati completamente per il 2013-2014, per il 2015 sì ci sono, ma sono decisamente poca cosa. Numero di dottorandi tra i più bassi in Europa, prospettive degli assegnisti di ricerca sicuramente inferiori al 90% di poter continuare la propria carriera ed entrare in università. Gli immatricolati che dal 2003 al 2012 sono calati del 20%, dato assolutamente preoccupante. Studiare serve o non serve? Beh, ci sono decisamente dati che dicono che chi è laureato ha degli stipendi più alti. La ricerca serve? Sì, c'è una correlazione nettamente positiva tra numero di scienziati e ingegneri e sviluppo economico. Dopo questa carrellata di dati, di numeri, che ripeto, si riferiscono a qualche anno fa, per cui adesso la situazione italiana probabilmente è anche peggiore, vorrei soffermarmi un attimo sugli aspetti fondamentali che riguardano l'università. Nel senso, chi vede l'università dall'esterno potrebbe pensare che l'università sia solo insegnamento. Cosa fa il professore universitario? Beh, insegna sostanzialmente. Ovviamente sappiamo bene che non è così, sappiamo bene che il professore universitario si deve dividere tra ricerca e insegnamento. In altri paesi come negli Stati Uniti c'è una distinzione ben precisa tra le cosiddette research universities e teaching universities. Nelle prime il docente, il professore per la maggior parte del tempo fa ricerca e poi insegna, e nelle altre il viceversa. In Italia, come in altri paesi europei, non c'è questa grande distinzione. Possiamo dire che il docente si divide tra questi due aspetti al 50% e in effetti entrambi sono importantissimi. La ricerca è fondamentale, però è fondamentale anche che lo studente sia soddisfatto di quello che ottiene. Allora, io vorrei sottolineare il fatto che questo aspetto, cioè il fatto che anche la didattica ha il suo peso, non dovrebbe essere trascurato. E se guardiamo ad esempio i sistemi di valutazione utilizzati nelle ultime valutazioni, il cosiddetto sistema di abilitazioni nazionale, non si è tenuto praticamente conto di questo aspetto, si è valutata soltanto la ricerca. Sicuramente fondamentale, sono d'accordo sul fatto che la ricerca debba pesare di più, però non si può trascurare il fatto che un docente insegna
insegni magari a centinaia di studenti, mentre un altro insegna molti meno studenti, per cui la quantità, numero di studenti, numero di esami, numero di tesi di laurea di cui si è relatori e la qualità, naturalmente, la soddisfazione da parte dello studente. E questo è un aspetto che non può essere trascurato, perché altrimenti se si trascura la qualità della didattica, è chiaro che anche l'università viene percepita male all'esterno. Il secondo aspetto, e poi concludo assolutamente, è quello abbastanza evidente, abbastanza ovvio: se vengono meno i finanziamenti, sia per quanto riguarda gli stipendi dei docenti, sia per quanto riguarda i fondi di ricerca, viene anche meno la motivazione, diciamo così, l'entusiasmo. Fare il professore universitario non è la stessa cosa che svolgere altri tipi di professione, in cui uno può essere competentissimo, fare le cose benissimo, ma senza, diciamo, metterci un certo entusiasmo. Fare il professore universitario vuol dire essere in continuo contatto con altri colleghi, vuol dire partecipare a progetti, vuol dire svolgere molte attività in parallelo. Allo stesso modo, fare il professore universitario vuol dire andare in un'aula per insegnare, ma non perché si devono fare quelle ore, vanno fatte, ma perché si vuole trasmettere qualche cosa agli studenti. Allora lo studente dovrebbe essere contento di seguire quella lezione, non perché alla fine sosterrà quell'esame, avrà quel numero che gli permette di arrivare alla fine del percorso universitario, ma perché sente che alla fine avrà qualche cosa, gli sarà rimasto qualche cosa che sarà appunto ciò che gli permetterà di svolgere meglio la sua attività nel corso della vita. Concluderei dicendo che un paese che non considera nel giusto modo l'università e le persone che lavorano nell'università non può che diventare prima o poi un paese povero, ma soprattutto un povero paese. Grazie. Allora, buongiorno. Credo che questo primo giorno di primavera del 2016 sia un giorno assai importante per le sorti dell'università italiana, dal momento che ormai sono venuti a regime tutti i tagli che erano stati previsti dalla legge Tremonti-Gelmini di 3 anni fa. Il fondo di finanziamento ordinario dell'università è stato tagliato per più di 1 miliardo di lire in termini nominali. Questo significa meno risorse a disposizione per l'attività didattica, ma anche e soprattutto per l'attività di ricerca. Vorrei ricordare a chi governa e alla governance dell'università, alla conferenza dei rettori e alla ministra dell'università che l'Italia è stato negli ultimi anni l'unico paese europeo che ha visto un calo drastico dei fondi destinati all'apprendimento e alla ricerca. E vorrei ricordare che questo avviene in un contesto in cui sempre più nei processi di creazione di ricchezza, di accumulazione, il ruolo della conoscenza, il ruolo dell'apprendimento è diventato un'attività centrale e nevralgica anche per la competizione delle imprese e per la competizione anche della stessa Italia all'interno di un quadro sempre più globalizzato. Ritengo che qualunque intervento oggi nel campo della ricerca, in un processo di ristrutturazione, nel campo dell'università, è un intervento sul mercato del lavoro. Sono due aspetti strettamente collegati. Il tempo dell'apprendimento e il tempo dell'attività lavorativa ormai sono così strettamente connessi che non si possono più separare. E negli ultimi anni, purtroppo, dal mio punto di vista, abbiamo visto dei provvedimenti nel campo del mercato del lavoro che hanno di fatto istituzionalizzato una condizione di precarietà già ampiamente diffusa in questo Paese, fino ad aprire nuove frontiere nel mercato del lavoro, che è quello del lavoro gratuito, di cui l'università, con la riforma degli stage, in un certo senso ha fatto da apripista. E ovviamente tutto ciò penalizza da un punto di vista qualitativo quello che possono essere le risorse intellettuali, le risorse anche di dedizione con cui oggi l'università è in grado di continuare a esistere. Di fatto, alla fine di ogni semestre, spesso con i miei colleghi ci guardiamo in faccia e dice: ma che strano, anche questa volta è successo un miracolo, siamo riusciti a fare i corsi, nonostante le risorse sono sempre meno.
Il livello qualitativo si cerca di mantenerlo sufficientemente alto, nonostante i vincoli sempre più stringenti, e anche quest'anno un certo numero di studenti è riuscito a laurearsi e magari a inserirsi a buon livello nel mercato del lavoro. La riforma del Jobs Act, che appunto di fatto ha istituzionalizzato la precarietà, è l'altra faccia della riforma dell'università, o potremmo dire che la riforma dell'università è l'altra faccia, è la dark side della riforma del mercato del lavoro. Se l'apprendimento è oggi mezzo di competizione, mezzo di produzione di valore, è chiaro che è proprio sull'apprendimento e sullo sviluppo di una capacità critica, così almeno dovrebbe essere il concetto di universitas, che deve essere sostenuto, finanziato, sia nella multidisciplinarietà dell'apprendimento, sia nell'ambito della possibilità di sviluppare attività di ricerca sempre più elevate. Il fatto, e qui vorrei concludere, che oggi è in atto un nuovo processo migratorio, che non è più la migrazione dei nostri nonni o anche dei nostri padri, che si spostavano dal sud dell'Italia al nord o dall'Italia verso le Americhe o verso l'Australia per cercare essenzialmente lavoro manuale e quindi reddito per le proprie famiglie. Oggi l'elemento, il fattore di migrazione riguarda sempre più persone a elevati skills, laureati, al punto tale che le università europee sono piene di studiosi italiani con ottimi risultati e con ottimi successi, come ben sappiamo. E questo è anche grazie al fatto che fino adesso l'università italiana è riuscita comunque a garantire un certo livello qualitativo, non soltanto nella didattica ma nella ricerca, e quindi questi tagli che sono stati fatti negli ultimi anni avranno degli effetti pesanti sul livello qualitativo della nostra università. Per questo credo che la giornata di oggi, questa testimonianza, questa richiesta, che non è una richiesta di elemosina, è una richiesta partecipata, cosciente, perché attraverso lo studio, attraverso lo sviluppo della cultura, nonostante tutte le parole che vengono fatte in tal senso, in un ultimo intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, a queste parole seguono dei fatti concreti, magari soltanto partendo dalla consapevolezza che la spesa in istruzione, la spesa in cultura non è una spesa, non è un costo, ma un investimento. E per chi studia economia sa che l'investimento è la premessa di un processo di accumulazione di ricchezza senza la quale le nostre possibilità di sopravvivenza diventerebbero sempre più scarne in un certo senso. Quindi mi auguro che questa giornata, il primo giorno di primavera, questa primavera sia l'inizio di una stagione che non si limita a oggi, ma sia in grado di continuare e perseverare anche nel prossimo tempo, perché questa istanza di rifinanziamento più che necessario venga seriamente presa in considerazione in quelle che sono, continuano a essere le stanze del potere. Grazie. Sono qua per parlarvi della mia esperienza in università come docente a contratto, ormai da 3 anni del corso di Digital Media presso il CIM, che è uno dei corsi di laurea che ha avuto in questi ultimi anni un'esplosione esponenziale di studenti. Nel giro di 3-4 anni abbiamo praticamente raddoppiato il numero di studenti. Da un lato per l'interesse che suscita una materia multidisciplinare rispetto a corsi di laurea più classici, dall'altro questa esplosione di studenti ha mostrato quali sono i problemi relativi alla didattica all'interno dell'università, legati alla mancanza di fondi, alla mancanza di poter crescere, di poter adeguare gli insegnamenti al numero di studenti. Io sono 20 anni ormai che sono in università, ho iniziato a insegnare quando facevo il dottorato di ricerca presso la facoltà di ingegneria, quindi con una platea di studenti prettamente tecnica, e poi tramite un'esperienza allo IUS nel Master Digital Media ho iniziato ad avere classi più eterogenee in cui dover insegnare una materia scientifica richiedeva non solo l'aspetto puramente tecnico ma anche uno sforzo di cercare di incuriosire, di spronare lo studente ad avvicinarsi a materie che in parte può trovare ostiche. Nel CIM è stata una bellissima esperienza, ormai va avanti da 3 anni. Il corso di Digital Media è praticamente il corso propedeutico di informatica in cui agli studenti di CIM dobbiamo insegnare quali sono i vari media utilizzati poi nel campo del giornalismo, della televisione,
dando delle basi di informatica teoriche e poco tecniche. Il grosso problema che ho incontrato e che incontro ogni anno con l'aumento costante degli studenti è che se da un lato è molto stimolante e divertente cercare di incuriosire studenti che vengono da varie scuole, di estrazione tecnica, estrazione umanistica, estrazioni varie, l'impossibilità di avere, causa la mancanza di fondi, la mancanza di strutture, la possibilità di associare a una parte puramente teorica, una parte pratica sul campo, rende sempre più difficile instaurare un rapporto con lo studente in cui si crea anche una curiosità. Questo problema io l'ho notato su due fronti. Il primo fronte è proprio quello che per incuriosire una platea non tecnica bisogna cercare anche di introdurre elementi che riescano a incuriosire tutti gli studenti. Ad esempio, nella mia parte di corso in cui tratto il video non mi limito solo alle tematiche tecniche, a quali sono i formati video, come poter distribuire sui vari canali il video, ma introduco anche elementi ad esempio di cinematografia, di montaggio, di ripresa. Stessa cosa per la parte di audio, in cui introduco parte di storia della musica, parlando anche di strumenti elettronici, quindi cercando di incuriosire studenti di 20, 19, 20 anni, avvicinandoli anche a quelle che dovrebbero essere le tematiche a loro più congeniali, sapere come funziona un sintetizzatore musicale e così via. Questo diventa estremamente difficile con un gruppo di studenti che quest'anno è arrivato a superare i 350 alunni, avendo a disposizione un'aula didattica con circa 40 calcolatori. Capite bene che cercare di far venire 350 alunni divisi in gruppi di 40 su un corso semestrale vuol dire, nella migliore delle ipotesi, farli vedere per una volta nell'arco del semestre un calcolatore. Questo diventa un grosso problema legato fondamentalmente alla mancanza di fondi. Io sono sicuro che l'Università di Pavia, se avesse fondi, acquisterebbe materiale, acquisterebbe aule. Questa cosa genera un grosso problema soprattutto in quei corsi di laurea multidisciplinari in cui è impossibile cercare di incuriosire, di avvicinare la materia allo studente. Mancano le risorse hardware, mancano i computer, mancano purtroppo anche i fondi addirittura per aggiornare il software utilizzato nei computer. L'informatica purtroppo è una materia che può essere molto ostica da un lato, molto tecnica, ma anche divertente. Io credo che un ragazzo di 20 anni, se potesse anche vedere come fare una ripresa video, montare un video, vedere come comunicare con un video, capire i vari linguaggi della comunicazione del video, verrebbe più spronato. Bene, per fare questo sarebbe necessario avere fondi da dedicare o da spostare da quelle facoltà che purtroppo ormai non suscitano più un interesse verso le matricole, verso i nuovi studenti, ma poterle girare verso facoltà emergenti. Concludo il mio rapido intervento con un'altra analisi di quella che purtroppo ormai è la situazione dell'università, secondo me italiana, ma è una situazione che viene dalla scuola superiore. Io mi sono reso conto in 3 anni di CIM che il livello culturale medio dello studente della matricola ha subito un calo drastico. È normale, diceva la nostra collega che ha aperto questo speaker corner, bene, ci sono studenti che si iscrivono, che poi cambiavano facoltà, che sbagliano, è normale. Io per la mia esperienza posso dire che sui 350 studenti di CIM c'è un 15% di persone realmente interessate, realmente valide, che vengono da formazioni le più disparate, che hanno un vero interesse a cercare di studiare. Purtroppo laddove, è brutto dirlo, non vengono messi degli sbarramenti alle matricole, ci ritroviamo ormai in Italia in una situazione in cui lo studio non è più un diritto e quasi un privilegio. Lo studente deve per forza studiare, l'esame lo deve passare. Come? Non ho passato l'esame. E questo è sbagliato come approccio. È sbagliato perché una persona che si iscrive a un corso di laurea può sbagliare, può essere più tagliato ad affrontare un'altra carriera universitaria. Il fatto di non poter, per certe facoltà, mettere degli sbarramenti diventa purtroppo un danno sia verso chi si iscrive non consapevole di aver fatto una scelta sbagliata,
sia verso chi invece è convinto e vorrebbe poter imparare. Chiudo con un piccolo aneddoto, non vuole essere polemico. Io quest'anno, durante un esame, alla domanda molto generica, che cos'è internet, che cosa permette, mi sono sentito dire da uno studente, e uso il termine studente per non dire uomo o donna, per mantenere l'anonimato, che internet era nato con la prima guerra mondiale. Questa cosa non mi ha generato rabbia, mi ha generato una profonda tristezza verso la scuola superiore, perché io sto vedendo che arrivano in università studenti che non hanno purtroppo neanche la cognizione di dove vivono, di quali sono stati l'evoluzione della nostra società. Detto questo, auguro a questa università una splendida primavera, mi auguro che questa prima giornata che stiamo facendo possa creare degli spunti e delle riflessioni per cercare di migliorare e creare un'università sempre più aperta, sempre più competitiva, che incuriosisca lo studente e che lo porti ad avere risultati nella vita. Grazie. Buongiorno a tutti. Il tema di cui vorrei parlarvi è un tema che mi appassiona per tante ragioni. È il rapporto fra scienza e arte, scienza e arti. In particolare io vi parlerò del rapporto fra la scienza e una delle arti, cioè la musica, che mi vede coinvolto a più livelli, sia come ricercatore sia come musicista. Perché la scienza e l'arte si intercettano? Beh, intanto si tratta di domini del sapere che naturalmente nella storia dell'umanità si sono più volte intercettati, si sono più volte contaminati e hanno costituito nuovi domini di conoscenza ibrida. E questo è il caso di alcuni fra i progetti che in questo momento l'Università di Pavia sta seguendo con una serie di istituzioni nazionali e internazionali. In particolare vi vorrei parlare di un progetto che si chiama CO2, che costituisce il naturale terreno di complementarietà fra l'approccio scientifico allo studio del comportamento umano e alla costruzione di modelli educativi per il comportamento umano e l'arte. L'arte utilizzato come linguaggio non necessariamente razionale e non necessariamente verbale. L'utilizzo della musica ci regala la possibilità di usare un linguaggio che non è necessariamente verbale. A quale scopo? Allo scopo di aiutare persone che hanno disturbi comportamentali, che hanno problemi nella costruzione della propria identità emotiva e umana, a sviluppare un percorso di crescita, che consenta loro di acquisire consapevolezza, ma anche di evolvere umanamente in una direzione socialmente più sostenibile, socialmente più vicina a rapporti umani intensi, emotivamente appaganti. L'obiettivo di questo nostro progetto, che si svolge insieme a un'importante istituzione del mondo della musica, che guarda caso ha lo stesso acronimo di un nostro corso di laurea, CPM. Il nostro corso di laurea è Comunicazione Professionale e Multimedialità. Invece l'istituzione di cui vi sto parlando si chiama CPM, ma è Centro Professione Musica, e si tratta di un'importante istituzione di formazione del mondo musicale, ma anche di un'importante istituzione che fa ricerca nell'ambito del rapporto fra musica e società. Questa istituzione è diretta dal maestro Franco Mussida, che è un grande amico dell'Università di Pavia, è venuto a tenere molte lezioni ai nostri studenti sia di comunicazione sia in scienze politiche, e anche a fare iniziative di orientamento alla musica. Bene, allora, questa iniziativa come nasce? Nasce dall'idea di costruire una grande audioteca a libera consultazione con brani che vengono donati, vi spiegherò
perché donati, vengono donati da persone che sono sia esperti del mondo della musica, musicisti, musicologi, critici musicali, sia persone che a vario titolo frequentano il mondo della musica come ascoltatori, uditori. L'idea qual è? Costruiamo questa grande audioteca e a ogni brano che viene donato, quindi che viene offerto a questa audioteca da una persona, chiediamo anche a questa persona di associare uno stato d'animo. Ad esempio, se io decido di donare simbolicamente le variazioni Goldberg, dico: bene, le variazioni Goldberg sono un modello di costruzione musicale che rimanda alla complessità dell'animo umano, rimanda alla voglia di conoscersi, di interpretarsi. Abbiamo, utilizzando la prospettiva educativa steineriana, deciso di classificare una serie di stati d'animo e proporre ai nostri donatori di aiutarci a identificare qual è secondo loro lo stato d'animo associato a quel particolare brano. Poi che cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo pensato: qual è il luogo in cui più abbiamo bisogno di costruire formazione, educazione alla socialità, rieducazione in alcuni casi alla socialità, e allo stesso tempo un terreno di sperimentazione ideale, perché è un terreno nel quale le persone hanno grande possibilità di impegnarsi nel progetto, di dare vita a degli ascolti attenti. Bene, abbiamo deciso di costruire queste audioteche e portarle in 4 carceri italiane. Queste carceri italiane sono quella di Opera, di Monza, Re Bibbia Femminile e Secondigliano. In queste carceri che cosa abbiamo fatto? Beh, abbiamo implementato un sistema costituito da una serie di iPad attraverso i quali le persone che hanno accesso a questo progetto, 10 detenuti per ogni carcere, hanno la possibilità di ascoltare brani sulla base di una selezione automatica che definisce qual è il loro atteggiamento al momento dell'ascolto e propone loro un brano da ascoltare per aiutarli a riflettere sul proprio atteggiamento e a costruire consapevolezza su questo. Questo modello, che sta ancora evolvendo, siamo nell'ultima parte della fase di sperimentazione, ha già sortito degli effetti che sono straordinariamente interessanti, e qui il contributo della scienza. Che cosa ha fatto la scienza insieme alla musica? La scienza ha predisposto un sistema di monitoraggio che sostanzialmente aiuta a definire qual è l'atteggiamento all'ingresso dell'ascolto. Attraverso un sistema costituito da emoticons, detenuti che accedono all'ascolto definiscono il proprio stato emotivo. Grazie a questo sistema viene automaticamente costituito il percorso di scelta del brano e quindi viene somministrato il brano per l'ascolto. Dopo cosa succede? Dopo, alla persona che ha ascoltato il brano si fanno una serie di domande, di nuovo attraverso una interfaccia automatica sull'iPad. Questi insieme di domande sono un questionario che poi deve essere analizzato. Analizzato da chi? Analizzato da ricercatore, cioè in questo caso dal team di ricercatori dell'Università di Pavia, che cosa fanno? Ci raccontano come questo brano ha interagito con le emozioni e gli atteggiamenti soggettivi della persona che l'ha ascoltato e quali effetti questa persona dichiara di aver subito. Oltre a questo, la scienza interviene ancora cercando di disciplinare l'ascolto non tanto dei brani, ma del comportamento delle persone che sono nella sperimentazione, attraverso dei protocolli di monitoraggio che sono stati offerti agli educatori delle 4 carceri. E
questi protocolli ci raccontano di cambiamenti importanti nella socialità, nel modo di rapportarsi, nel modo di costruire le relazioni all'interno del carcere, proprio per le persone che sono state sottoposte a questo progetto. Questo progetto prevedeva anche un percorso di educazione all'ascolto musicale fatto con musicisti professionisti, quindi è stato un progetto importante che si è svolto con lezioni settimanali per 2 anni e mezzo, adesso arriveremo tra poco a 3 anni in tutte e 3 le carceri. Bene, oggi sono qui a raccontarvi un primo piccolo miracolo. E sapete qual è il primo piccolo miracolo? L'equipe degli educatori di uno dei carceri, per una determinata situazione, ha coinvolto l'equipe del progetto CO2 per decidere quale profilo trattamentale e se concedere una serie di autorizzazioni a uscire dal carcere a uno delle persone che sono entrate in trattamento. Perché? Perché è stato riconosciuto dall'istituzione educativa all'interno del carcere che il progetto ha svolto una funzione importante nel far crescere la consapevolezza, nel mutare il rapporto con il resto del mondo di quella persona. In realtà le prove empiriche, i dati della ricerca ci dicono che questo processo si è svolto per moltissime fra le persone che sono state sottoposte alla sperimentazione e a giugno qui all'Università di Pavia presenteremo in un importante convegno i primi risultati di questa sperimentazione, che andrà avanti e evolverà con un aumento delle istituzioni penitenziarie nelle quali si svolgerà questa sperimentazione, ma anche un allargamento del tipo di istituzioni in cui noi metteremo le audioteche, perché queste audioteche dovrebbero essere utili anche a gestire processi di tensione, processi di educazione al comportamento collettivo in tante altre organizzazioni. Perché no? Potrebbe arrivare anche un'audioteca nella nostra università e sicuramente sarebbe un valore aggiunto. Bene, questo è uno degli esempi di come scienza e arte possono costruire terreni comuni al servizio della società. Ce ne sono molti altri. Adesso, tra poco, uscirà nella rivista Cambio, che è una rivista alla quale l'Università di Pavia partecipa da tempo con contributi scientifici. Uscirà un numero monografico che si intitola proprio Arte e Scienza tra ragione e sentimento. L'obiettivo di questo numero monografico, di questa rivista, è proprio ragionare su come il modello del pensiero artistico, pensiero creativo, possa comunicare innovazione sociale, possa accompagnare il mutamento sociale e possa dare al mutamento sociale anche nuovi modi di trasmissione, di diffusione e allo stesso tempo possa fornire al mondo degli scienziati, gli scienziati delle scienze umane ma non solo, un nuovo linguaggio di interpretazione della società. Quindi, come vedete, sono tanti i linguaggi di relazione fra arte e scienza. Ne potrei citare molti altri nei nostri corsi preservazione dei beni culturali e di musicologia piuttosto che di comunicazione. Noi affrontiamo esplicitamente il rapporto fra i linguaggi creativi e il linguaggio scientifico e in molti casi cerchiamo di sviluppare strumenti scientifici che aiutino l'evoluzione del messaggio creativo attraverso nuovi strumenti tecnici o nuovi strumenti di valutazione e di costruzione di progetti creativi. Quindi il rapporto fra scienza e arte è in continuo divenire, come il rapporto fra scienza e società, come il rapporto fra arte e società. Si tratta di un circolo potenzialmente virtuoso che potrà in futuro essere ulteriore luogo di
sviluppo della conoscenza. In questo l'Università di Pavia senz'altro si candida a essere leader. Molti saranno i progetti che ancora svolgeremo, perché questo è uno tra i terreni sui quali ci impegniamo in maniera anche strategica per il nostro futuro. Peraltro la presenza di competenze esperte e di una rete di contatti fuori dall'università che vogliono impegnarsi su questo terreno garantisce anche la costruzione dei risultati che possono essere offerti a tutta la collettività. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e in realtà il titolo più appropriato di questo intervento è la nostra ricerca, passioni, risultati e speranze, perché quello che presento oggi è una riflessione a due, mia e di Ferdinando Nicosia, medievista di formazione pavese che attualmente sta concludendo il suo dottorato di ricerca presso l'Università del Piemonte Orientale. È una riflessione che nasce da un confronto tra due giovani che fanno ricerca in ambiti molto lontani tra di loro, la biochimica e la storia medievale, ma che si ritrovano di fronte al fatto che speranze e timori siano trasversali ai diversi settori della ricerca. In un articolo di Ernesto Galli della Loggia, apparso sul sito del Corriere della Sera il 30 dicembre scorso, lo storico esordiva con un dato particolarmente allarmante, uno tra i molti che, per la verità, danno l'immagine di una università italiana in non perfette condizioni di salute. Infatti, per la prima volta dall'Unità d'Italia, le iscrizioni agli Atenei italiani nell'ultimo quinquennio risultavano essere in calo del 20%. Non è mio compito leggere in controluce il significato politico, economico e sociale di un tale dato. Non è soprattutto funzionale a quanto oggi voglio esprimere. Crediamo però che questo dato sia un buon punto di partenza per il nostro discorso. Nel titolo del nostro intervento abbiamo voluto individuare tre elementi che per noi sono il vero motore dell'università: la passione, i risultati e le speranze. Fare ricerca, lo dice l'esperienza di tutti i giorni e lo ribadiscono tutte le difficoltà nelle quali i vari ricercatori si dibattono quotidianamente, e necessita per forza di cose di una grande passione. Certo, non è un'attività che permette e promette un'immediata stabilità economica o un facile accesso ad un benessere che oggi i giovani, temo, diano quasi per scontato e automaticamente acquisito. Questo forse spiega il dato che ricorda Galli della Loggia, un dato che preoccupa e colpisce perché forse è il segno che i giovani non abbiano più passione o desiderio di buttarsi nella mischia, di provare a dare una svolta alla propria vita, studiando e permettendo alle loro passioni e capacità di farli emergere nei diversi settori del sapere. Non ignoriamo però che da sola la passione non basti. Essa deve essere certamente addestrata e addomesticata in modo che conduca agli obiettivi prefissati, e il luogo principe di questo fondamentale processo è l'università, pur riconoscendo l'importanza delle scuole. Vengo dunque al secondo elemento, i risultati. È inutile enumerare quanto la ricerca, tanto umanistica quanto scientifica, abbia creato i presupposti della nostra società, della nostra coscienza collettiva e individuale e del nostro benessere fisico, morale e materiale. Oggi fare ricerca vuol dire necessariamente portare i risultati. Questo tema è davvero controverso a causa delle molte contestazioni che recentemente si sono avute per la VQR. La verità è che i risultati sono fondamentali per la ricerca, ma voglio ricordare come essi non possano e non debbano divenire una sorta di spada di Damocle pendente sulla testa del ricercatore. Come recentemente ha ricordato a Pavia l'astronauta Samantha Cristoforetti, la ricerca si basa sull'aumento delle nostre conoscenze, senza la pretesa che si abbiano nell'immediato delle ricadute sulla nostra quotidianità, sull'industria, sul mercato economico e consumistico. In sostanza, dobbiamo chiedere che la ricerca torni ad avere la possibilità di spingere i limiti della nostra conoscenza, tanto in avanti quanto indietro, penso alle discipline storiche, senza l'ossessione dell'immediato tornaconto economico.
Queste, per concludere, sono le nostre speranze. Che in Italia ci si renda sempre più conto, soprattutto a livello politico, dato i tagli enormi che la ricerca ha subito, che solo investendo sullo sviluppo dell'individuo ci possa essere un futuro per il Paese. Che solo puntando, cioè, sull'accrescimento morale delle persone tramite le discipline umanistiche, sia sul loro benessere fisico e materiale per il tramite delle discipline scientifiche, vi sia reale progresso. Forse quando queste speranze diverranno realtà ci sarà forse più coraggio e volontà da parte dei più giovani a puntare sulle proprie passioni, facendoci tornare in maniera circolare al punto di partenza del nostro discorso. Nel ringraziarvi per l'attenzione mi piace congedarmi rifacendovi alle parole di Albert Einstein, che credo bene mostrino quali sia la reale essenza della ricerca. Einstein infatti scriveva: se noi avessimo saputo che cosa stavamo facendo, non sarebbe stata ricerca. Non credete? Grazie per l'attenzione. Sono due cose. Uno è un resoconto di un evento avvenuto in un laboratorio della poesia a Milano, presso la Casa della Poesia, che adesso invece si è spostata in centro. C'erano tutti i poeti che partecipavano al laboratorio, i quali a un certo punto sono stati interrogati dal pubblico che chiedeva loro che cos'è la poesia. E ognuno dava una risposta e c'erano anche però le reazioni del pubblico. Che riporterò io in qualche modo. Allora, il primo disse: la poesia è un colpo d'ala. Risero tutti. Quello dopo disse: la poesia è dire senza nominare. Oh, che supponente. La poesia è un viaggio in terza classe. Questo l'avrebbe detto Pasternak, ma il pubblico era un po' scettico, era dubbioso. La poesia è allusione e non dichiarazione. Uff, che sciocchezza. La poesia è bomba atomica che scoppia in punta dei piedi. Ma va là. La poesia è la primavera del linguaggio. Cominciamo a stancarci. La poesia è la magica parola per i nostri minuscoli drammi. Oh, che caro. La poesia è una dichiarazione d'amore fatta a ignoti. Ah, ci mancava anche questa. La poesia è vano e noioso blaterare di frustrati gradassi. Oh, fuochino comunque. La poesia è scossa che trapassa e salta a piedi pari il cervello e abbraccia il cuore. Bu bu bu, urla inferocite del pubblico. Adesso però vi dico io un po' più seriamente che cos'è la poesia. Allora, la poesia è un testo che viene recitato seguendo la scansione e le pause determinate non dalla sintassi, come nella prosa, ma con un ritmo diverso, che può essere fisso oppure libero, cioè variato e arbitrario. Il ritmo sintattico della prosa è determinato dal significato. Il ritmo della poesia, fisso o libero, è determinato invece dall'associazione delle immagini e dei suoni. Questa è una definizione retorica, cioè tecnica, e infatti la poesia in origine è nient'altro che una tecnica mnemonica nella cultura orale, cioè serviva a favorire la memoria della comunità. I poeti erano coloro che custodivano e tramandavano la tradizione, cioè la cultura. Perciò, quando nasce la scrittura, comincia la decadenza della poesia, la quale sopravvive per altri impieghi e li cerca facendo ricorso all'apprezzamento estetico.
Allora, la poesia non serve più a ricordare, ma ad attribuire valore a certe nozioni piuttosto che ad altre, attraverso una dizione affascinante. Qui comincia però anche l'equivoco sulla definizione della poesia tra il punto di vista descrittivo e il punto di vista apprezzativo. Si tende a chiamare poesia solo la poesia che si apprezza. Se non ci piace, allora si è reticenti a considerarla poesia. La sua efficacia, tuttavia, è sempre problematica, tanto che da sempre, sin dall'antichità, i poeti hanno dovuto difenderla. Citerò qui tre difese della poesia: quella di Cicerone nel 62 a.C., quella di Philip Sidney del 1595, cioè nel Rinascimento, e quella di Shelley del 1840, cioè del Romanticismo. Per Cicerone la poesia è ispirazione divina e opera effetti che incidono sulla condizione umana e sulla natura, con la forza del sacro. È la divinità che si affaccia nell'umanità. Nella difesa di Sidney, che si difende dallo spirito puritano, è il prodotto del Rinascimento e sostiene che la poesia svolge un compito etico che consiste nel presentare il bene in modo piacevole, così da convincere la volontà indebolita dal peccato originale ad adeguarsi alla verità. La difesa della poesia di Shelley è invece il prodotto del Romanticismo, contro ciò che oggi definiamo il mondo dell'industria e della tecnica. Più che una difesa, quella di Sidney è un attacco che cerca di capovolgere le posizioni. È la poesia che è superiore agli altri tipi di sapere, perché si fonda su una sapienza più profonda e creativa, che è l'immaginazione. La scienza e la filosofia sarebbero inferiori perché escludono ciò che non credono vero, mentre la poesia è inclusiva perché è fatta di miti creativi e rivoluzionari. La poesia, perciò, deve essere il valore fondamentale della civiltà e i poeti ne sono i veri legislatori, come ai tempi antichi, anche se ora non sono riconosciuti. Il poeta riprende così il suo ruolo di oracolo, non più come portavoce degli dèi, ma come portavoce di quella facoltà creativa dell'uomo stesso che è nascosta in lui, cioè l'immaginazione. Ai giorni nostri, come veicolo di conoscenza, la poesia è piuttosto inefficace. Perciò deve spostare altrove la sua funzionalità come fenomeno elitario, anche in questo caso cercando di capovolgere la sua debolezza in forza, non più morale e creativa, ma sociologica. Come dice Pierre Bourdieu, essa è usata come uno strumento di distinzione di classe per l'accumulo di un capitale culturale. Per Raymond Williams, che invece è il pioniere degli studi culturali in Inghilterra, con l'avvento del mercato, la poesia è stata un tentativo di sottrarsi alla mercificazione di tutta la realtà produttiva. Però è stato un fallimento. Questa, cioè di sostituirsi alla mercificazione, è ancora la pretesa della filosofia della differenza. La poesia, come ogni arte, sarebbe comunque libera attività creativa, anche quando era al servizio del potere, come per esempio in Shakespeare, in Michelangelo, in Shostakovich. Oggi la poesia vende se è accoppiata alla musica dei cantanti, oppure ottiene una certa popolarità accoppiata alla dizione in pubblico, come spettacolo evento nei cosiddetti poetry slam. Questo tende a modificare la sua forma, per cui se nel Medioevo prevaleva l'epica e il poema cavalleresco, se nel Seicento prevaleva la poesia pastorale, se nel Settecento prevaleva la poesia didattica e satirica, se nell'Ottocento e nel Novecento prevaleva la poesia civile e la lirica, oggi il genere di successo è il rap. Il rap ha un contenuto narrativo e aggressivo, scandito però da un ritmo primitivo e monotono che, come la musica techno, imita i ritmi fisiologici della corporeità. Cioè,
il respiro e il ribattito e il battito cardiaco. La versificazione rap rinuncia alle variazioni ritmiche sofisticate della lirica del Novecento. Di conseguenza, certamente ricerca altri tipi di complessità in altri aspetti della versificazione che gli intenditori di rap evidentemente percepiscono, io no. Da un punto di vista estraneo e ingenuo come il mio, quindi, se la poesia all'origine deriva dalle formule magiche incantatorie, questo è un ritorno alle origini e attraverso un martellamento stupefacente e incantatorio riconduce il fine della versificazione al rientro, alla regressione in una coscienza tribale indifferenziata. Grazie. Bene, mi fa piacere di partecipare all'iniziativa Primavera dell'Università e vorrei dire due parole riportando l'esperienza personale come docente e come ricercatore riguardo al tema della ricerca e della didattica interdisciplinare. Naturalmente si può pensare, e parlerò prima appunto del punto della ricerca, che ci siano due modi di fare ricerca interdisciplinare. Innanzitutto pensare che ci siano persone formate con singole competenze che poi dialogano tra loro per individuare percorsi comuni. Un secondo modo è però quello di formare persone, occuparsi dell'interdisciplinarità già a livello di formazione. E quindi una domanda che si pone da questo punto di vista è a quale livello si inizia a formare le persone. Io porto la mia esperienza come linguista che ho sviluppato l'interesse e competenze in ambito computazionale e lì si vede appunto dal punto di vista di ricerca subito come a livello interdisciplinare sia difficile individuare per esempio gli aspetti metodologici, le metodologie fatte per essere per mettere in luce aspetti interdisciplinari. Per quanto riguarda il discorso dell'organizzazione dei settori interdisciplinari, diciamo che questo sistema in realtà è un sistema che penalizza l'interdisciplinarità, in quanto i settori scientifico-disciplinari stessi hanno un po' questa funzione anche necessaria di affettare un po' la conoscenza e quindi ne determina anche gli sviluppi in termini di contenuto e in termini numerici. Per quanto riguarda il caso invece della didattica interdisciplinare, su questo la mia esperienza, l'esperienza che porto qui oggi è quella fatta nel corso di laurea CIM, che appunto mi pare un'occasione oggi rilevante di sottolineare la grande attrattiva che la configurazione proprio interdisciplinare del corso di laurea CIM esercita sugli studenti in termini numerici. Da quando è stato aperto il numero chiuso ci sono circa 350 studenti iscritti all'anno. E appunto la grossa difficoltà che un corso di questo tipo ha a sostenere qualitativamente questi numeri, in particolare essendo esso una struttura interdisciplinare che quindi attraversa dipartimenti, unisce competenze trasversali, ma spesso esce un po' da quello che è il quadro con cui anche le strutture ricevono sostegno finanziario che le consente di tradurlo poi in un sostegno di tipo qualitativo. Grazie. Dunque, essere qui oggi nell'ambito dell'iniziativa organizzata dalla CRUI rappresenta per noi un motivo di orgoglio, perché sì, a dispetto di un populismo che sta dipingendo i dipendenti pubblici come fannulloni, noi sappiamo che non è così e siamo orgogliosi di lavorare per la nostra università e ci impegniamo ogni giorno per dimostrarlo e crediamo che come noi ce ne siano centinaia di migliaia in tutta Italia. La Primavera Universitaria noi la leggeremo chiaramente nell'ottica del settore in cui lavoriamo, vale a dire la ricerca, in ogni sua sfaccettatura. Per questo abbiamo intitolato il nostro intervento La Primavera della Ricerca. Vogliamo testimoniare
che nell'insieme di tutte le attività di ricerca ogni giorno interagiscono ricercatori, studenti, tecnici che hanno un unico intento: migliorare il presente e trovare soluzioni nuove per avere una maggiore qualità di vita, aumentare il benessere economico e aiutare chi è esposto al peso della vita stessa. Notiamo sempre più spesso e con dispiacere che le difficoltà attuali inducono i nostri ricercatori, soprattutto i più giovani, a credere meno in se stessi e a non osare, ad abbandonare il mondo accademico cercando fortune altrove, molto spesso smettendo di coltivare il loro talento. Crediamo che questo sia un enorme rischio che l'università stia correndo. Perdere giovani ricercatori oggi significa essere meno competitivi in futuro, e questa tendenza va invertita al più presto. È fondamentale chiedere con forza che aumentino a livello nazionale strumenti finanziari volti ai giovani ricercatori, supportarli sempre più nelle prime fasi della loro carriera. Crediamo fermamente che in nessun caso il sistema ricerca possa sentirsi esentato da qualsiasi forma di valutazione. L'autoreferenzialismo ha di fatto portato alla situazione in cui siamo oggi. Se siamo bravi, e a nostro avviso lo siamo, è perché dovremmo non farci valutare, soprattutto se ciò va a discapito di chi verrà e non di chi vi è oggi. Ogni forma di valutazione, seppur migliorabile, va apprezzata e sfruttata, perché è solo con un sistema valutativo rodato e stabile che si possa pensare di avere in futuro il tanto auspicato sistema meritocratico. Crediamo che da tutto questo si possa uscire e ripartire, ovviamente insieme, orgogliosi di ciò che abbiamo fatto ed entusiasti di ciò che riusciremo a fare. Grazie. Delineato questo quadro, siamo pronti a impegnarci sempre più per attuare modelli di riscatto e nuove impostazioni per fare in modo di incentivare le eccellenze già presenti nel nostro Ateneo e contemporaneamente far crescere quelle che tutti considerano ordinarie, di base, sulle quali possiamo quotidianamente contare. I modelli ai quali fino ad ora ci siamo ispirati hanno fatto una parte. Ora siamo davanti ad una sfida che ci richiede sempre di più tre ingredienti: esserci, partecipare, giocare all'attacco. Una sfida che deve necessariamente contenere nuove proposte, ma soprattutto nuove modalità di fare e di operare. Accettarla vuol dire scegliere la strada maestra ed essere pronti ad aggiornare in ogni momento le strategie e le modalità di fare. Per quanto riguarda noi, nell'ambito della ricerca, nel nostro Ateneo, parecchia strada è stata fatta, ma sempre più siamo chiamati a far crescere l'attrattività dei finanziamenti. Essere attrattivi e competitivi è una condizione necessaria, imprescindibile, con la quale ci confrontiamo in tutti i momenti. Vincere la sfida che si diceva poc'anzi è crederci. Credere in quel che facciamo, cercando di migliorare sempre, con quell'entusiasmo utile per affrontare le difficoltà che comunque imperversano, soprattutto nel nostro campo dei finanziamenti alla ricerca, pubblici e non, nazionali e internazionali. Il nostro lavoro è a questo punto grazie a chi c'era prima di noi. Il compito che abbiamo è di massimizzare il risultato in itinere, dando un valido appoggio ai ricercatori, professori e tutti coloro che con la ricerca lavorano e vivono, lasciando a chi verrà dopo di noi risultati raggiunti e percorsi iniziati, tutti da costruire e percorrere, certi che una volta raggiunto il risultato già si guardi avanti verso il successivo obiettivo. Grazie. Allora, concludiamo con il mio intervento sulle leggi di Murphy. Nel 1949 l'ingegnere aeronautico dell'aviazione americana, il capitano Ed Murphy, osservando l'andamento dei propri esperimenti, ebbe a dire: «Se qualcosa può andar male, lo farà». Prova della verità di queste affermazioni è il fatto che Ed Murphy, nel giro di pochi anni, è diventato famosissimo in tutto il mondo. Non per le sue scoperte in aeronautica, del resto inesistenti, ma per quella frase che immediatamente si diffuse sotto il nome di legge di Murphy. Oggi la legge di Murphy in America è talmente famosa da comparire nei dizionari come il principio per cui qualsiasi cosa possa andare male lo farà.
laboratori, uffici, circoli di golf, redazioni, banche, palestre, università, biblioteche, studi di dentisti, di avvocati, di fiscalisti, di ingegneri, sono immancabilmente tappezzati di manifesti, calendari o adesivi che ricordano la legge di Murphy e le sue applicazioni. L'insieme delle leggi e osservazioni di cui la legge di Murphy è da considerarsi capostipite è stato raccolto da Arthur Bloch nel 1977. Una raccolta che è un inventario del pessimismo esistenziale, ma che offre anche l'antidoto più antico e sicuro contro il malumore, la buona, sana e vecchia risata. Ora vi leggerò qualche legge di Murphy inerente all'università. Leggi del numero chiuso. Se il numero è chiuso, tu non ci entri. Se dopo innumerevoli sforzi riesci a entrare nel numero chiuso, non ne valeva la pena. Legge del terrore applicato all'università. Quando ripassi gli appunti prima di un esame, ti accorgi che le parti più importanti sono illeggibili. Più studi per un esame e meno sai che risposta vogliono. L'80% dell'esame si basava sull'unica lezione a cui non sei andato, nella quale si parlava dell'unico libro che non hai letto. Il corollario. Ogni professore dà per certo che l'unica cosa che tu fai nella vita è seguire il suo corso. Se hai una ricerca da fare a casa, ti dimentichi dove abiti. I corsi peggiori sono quelli che spuntano dal nulla verso la fine del semestre. Legge di Seitz sulle lauree. Per l'ultimo esame che devi dare per laurearti, non ci sono appelli fino all'anno prossimo. Regole di Rominger per gli studenti. Più generale è il titolo di un corso e meno il corso è interessante. Più specifico è il titolo di un corso e meno il corso è utile. Legge di Dugan sulla ricerca filologica. La citazione più preziosa è quella di cui non riesci a trovare la fonte. Il corollario. La fonte di una qualsiasi citazione non attribuita apparirà nella critica più feroce del tuo lavoro. Prima legge di Winkington sulla comunicazione. Quando un accademico parla di cose che non conosce a fondo, sarà capito soltanto da chi conosce il soggetto meglio di lui. Regole di Rominger per gli insegnanti. Se ci sono più persone alle tue lezioni che ai tuoi esami, le tue lezioni sono troppo difficili. Se ci sono più persone ai tuoi esami che alle tue lezioni, i tuoi esami sono troppo facili. Legge di Meredith per la sopravvivenza durante la specializzazione. Non far sapere al tuo professore che esisti. Legge di Weil per gli insegnanti. Nessuno ti ascolta fino a quando non dici una boiata. Arrivo. Guida pratica alla scienza moderna. Se è verde o si muove è biologia, se puzza è chimica, se non funziona è fisica, se non si capisce è matematica. Quasi finite. Se non ha senso è economia o psicologia. Arrivo. Grazie. Grazie. Concludo questo intervento e tutto lo speaker corner citando le parole di Beppe Severgnini, giornalista e nostro laureato all'Università di Pavia. L'università è un investimento su se stessi e insieme alla scuola pubblica resta l'ultimo grande frullatore sociale, capace di mescolare redditi, censo e geografia. Se si ferma, siamo spacciati.